10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amiche ed amici sportivi, buon pomeriggio, buona domenica 24 novembre 2013. Siete collegati in diretta, in streaming attraverso il sito www.realteverina.it con lo stadio comunale di Civitella Dagliano, dal quale vi parla Luca Giuliotti, assistito preziosamente alla parte tecnica da Sergio Carpegna. Nona giornata del campionato di prima categoria, girone A del campionato nazionale dilettanti per la provincia di Viterbo. Il Real Teverina si presenta a questo appuntamento con punti 14, affrontando il Felgas di Fabbrica di Roma, che di punti ne ha 11. Dopo un brillantissimo avvio di stagione, il Real Teverina, fatto di 4 vittorie e 2 pareggi, ha registrato 2 battute d'arresto, 2 sconfitte consecutive, che oggi è assolutamente chiamata ad un pronto riscatto per dare nuova linfa alla sua classifica, che resta comunque eccellente viste le premesse con le quali era iniziata la stagione. Arrivano qui in postazione di regia le formazioni delle due squadre, che andiamo subito ad annunciare. Per dovere di ospitalità iniziamo ad annunciare la formazione del Felgas, che è in campo con Boccia, Capparella, Speranza, Aramini, Manini, Focaracci, Forestiero, Angeletti, Adolini, Sciarrini e Romano. In panchina, insieme a mister Gianni Boccia, siedono Capparucci, Pietrosanti, Tombolini, Basili, Rasente, Casali e Viola. L'11 di mister Samà del Real Teverina è schierato in questo modo: Manzotti, Del Pomo, Tonnicchi, Fraticello, Stagliano, Lombardelli, Arcangeli, Stella, Pantarelli, Cisterna e Cori. In panchina Andreucci, De Rosa, Zannini, Cognigni, Calin, Schiavone e Biancarini. Si gioca in una splendida domenica di sole, anche se la temperatura non supera i 5 gradi. Il terreno, malgrado la pioggia dei giorni scorsi, è in ottime condizioni, a parte la fascia lungo l'out di destra sotto la nostra postazione. La ventilazione è appena apprezzabile, una ventilazione di tramontana. Il pubblico, viste anche le varie ricorrenze nel nostro paese e anche visto l'orario di appena pranzo, è quello delle piccole occasioni. Come sempre, il secondo tempo vedrà molti più spettatori assiepati lungo la rete di recinzione del comunale di Civitella Dagliano. Tra pochissimi istanti le due squadre faranno il loro ingresso in campo, guidate dall'arbitro Sansosta di Civitavecchia. Prima della gara sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Sardegna. Tra pochissimi istanti cesseremo la trasmissione in audio con il comunale e torneremo in diretta attraverso il sito www.realteverina.it, augurando a tutti coloro sempre più numerosi che ci seguono la domenica di trascorrere con noi 2 ore in compagnia, magari gustando anche un ottimo spettacolo calcistico. Le premesse ci sono tutte, gli spunti tecnici tattici della giornata sono sicuramente interessanti. Ricordiamo, assente illustre nelle file del Real Teverina per squalifica, manca Randazzo. Da questo istante togliamo l'audio in diffusione con lo stadio comunale e torniamo in diretta in streaming su www.realteverina.it. L'arbitro Sansotta di Civitavecchia stringe la mano ai due capitani, nell'occasione il portiere Boccia per il Felgas e Fraticello per il Real Teverina. Vedremo come saranno schierate le squadre. Le squadre giocheranno da curva nord a curva sud, il Felgas, mentre il Real Teverina risponde da curva sud verso curva nord. Si schierano i giocatori per il minuto di silenzio di cui vi dicevamo. Questo minuto è dedicato alla popolazione della Sardegna, così duramente colpita. Termina il minuto di silenzio agli amici sardi, non possiamo che dire forza Paris al calcio, ricordando che questa è la più seria delle cose futili o la più futile delle cose serie. Comunque è la nostra passione domenicale e vogliamo divertirci con questa. Tutto è pronto, fischia l'arbitro in questo momento, partiti, sono le 14:34.
Real Teverina contro Felgas, 14 punti contro 11. Real Teverina è chiamato assolutamente a vincere questa gara, non tanto per esigenze strette di classifica, è al quarto posto in questo momento, lontana 9 punti dalla zona caldissima del lotta per non retrocedere. Non è questo il problema, il problema è di dare sostanza alla classifica, arrivare a girare a Natale almeno con 20 punti, perché poi le prossime giornate sono tutte terribili sulla carta, anche se contro avversari di rango Real Teverina ha dimostrato di essere degno di questa categoria, ha fatto registrare una ottima partenza in questo campionato, ma 20 punti sotto l'albero di Natale sarebbero quasi la metà di quei famosi 42 utili per raggiungere una tranquilla salvezza, che poi è l'obiettivo. E stare attento ai primi minuti, il Real Teverina. Si parte con un calcio punizione, pallone in profondità, lascia sfilare Fraticello, capitano di giornata, prende la palla Manzotti e poi riparte, sviluppa la manovra, ancora perde pallone sulla tre quarti Cisterna, fa girare con una certa disinvoltura il pallone il Felgas, forse c'è un fallo tutto regolare per l'arbitro, era finito a terra, mi sembra il numero 7 del Felgas, per l'arbitro tutto regolare, battuto ancora il fallo laterale, lontano Fraticello, controllo di palla a centrocampo, lancio in profondità, attenzione, non esce Manzotti, poi recupera il secondo perduto, sono molto veloci e operano con manovre molto ariose i giocatori del Felgas, ma a livello di concentrazione, attenzione, un pallone pericolosissimo, un pallone pericolosissimo, ci siamo fermati, adunata all'interno dell'area di rigore, si formano i blocchi, tutto è pronto. Parte il raso terra, non forte, non preciso, poi il diagonale, finisce sul fondo, la barriera ha respinto, il tiro non convinto del giocatore del Felgas, in palleggio, Stella, perdiamo il pallone a centrocampo, forse una gamba tesa, gamba alta, ma contro nessuno, quindi è giusto continuare a giocare, ancora il Felgas, mentre grazie anche alla collaborazione del Real Teverina sale il ritmo gara, attenzione, sale il ritmo della gara, si fa più interessante, un diagonale insidiosissimo, non forte ma molto angolato, è difficile preda del portiere Manzotti che si distende per tutta la sua lunghezza, intanto si continua a rischiare troppo al limite dell'area, non si spazza, si cerca di giocare ma così diventa pericolosa, ricordiamo un'ottima parata da parte di Manzotti che si distende per tutta la sua lunghezza che non è poca, braccia tese a terra e riesce a prendere il pallone, cerca la seconda, esci, 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 ancora Felgas, pallone in avanti, ora pallone pericolosissimo e c'è il vantaggio del Felgas. La squadra del Real Teverina nelle ultime domeniche ha perso, attenzione, esce Manzotti, ha lavorato benissimo fino a questo momento, nulla ha potuto sul diagonale che lo ha vinto, attenzione, ancora una percussione, ha fatto bene Manzotti, il cross in mezzo, ala meglio la difesa del Real, ma il pallone è ancora sui piedi del numero 11 Romano, grande giocata di Romano che con un gioco di gambe, sali Mattia, lascia, perché poi ci sarà, ci saranno tre trasferte nelle prossime quattro partite e una sola partita in casa l'8 dicembre, attenzione, pallone in mezzo e c'è il raddoppio annullato, www.realteverina.it, attenzione, può essere la conclusione, palla sul palo, attenzione, finisce sul fondo, nelle giornate complicate questi palloni non entrano, siamo lungo l'auto di sinistra a metà strada tra, tra la linea del fallo laterale e il vertice sinistro dell'area, finalmente maglie verdi in area del Felgas,
sia il portiere sia i riceventi del pallone hanno il sole contro. Il calcio di punizione, due uomini in barriera, si potrebbe tentare anche la conclusione in porta o comunque nel mucchio. Palla nel mucchio. Con la febbre fino a ieri il numero uno del Real, oggi però ha fatto il suo, a parte subire il gol sul quale nulla poteva. Peccato, quasi si poteva salvare sulla linea per l'arbitro. Dicevamo, vi stiamo per trasmettere comunque in diretta in streaming il secondo tempo della partita Real Teverina Felgas Fabbrica, che ha visto il primo tempo chiudersi con il punteggio di Real Teverina 0 Felgas 1 grazie al gol segnato. Attenzione, Pantarelli in aria, esce Boccia sicuro. Interessante, dai 22 metri circa dalla porta difesa da Boccia, 5 uomini in barriera, 2 a disturbo. Parte il tiro di Cisterna, spiove molto bene, scende benissimo a 20 centimetri, non di più, dal set Pantarelli verso Cisterna. La conclusione di Cisterna, il diagonale però almeno sta giocando il Real Teverina. Doveva essere un tiro più forte, più deciso, ma intanto nulla ha potuto. No! Calcio di punizione con cartellino giallo. Viene ammonito il numero 7 Forestiero per aver trattenuto per la maglia. Per aver trattenuto per la maglia Cori. L'arbitro Sazzotta commina il cartellino giallo al numero 7 Forestiero, proprio sotto la nostra postazione. Fino a questo momento il voto per l'arbitro è sicuramente un 7 pieno, non ha sbagliato nulla e ha regalato anche un paio di finezze tecniche nel corso del primo tempo. Mattia, Matti! Registra la sanzione combinata al numero 7, Forestiero, si può battere, gran mucchio in area, ora sono tutti i giocatori in maglia verde a riempire l'area degli avversari. Il pallone troppo largo, troppo aperto, doveva essere spedito centrale nel mucchio, perché nel mucchio, nella confusione, può nascere l'occasione del pari. C'è un cambio, esce Stagliano, entra Schiavone, si deve dare peso all'attacco. Mettere assolutamente i giocatori più vicini possibile al portiere Boccia, come in questo momento il lancio verso Del Pomo, la può controllare, la controlla infatti, cerca di andare sul fondo. Bravo, sì. Viene messo a terra, calcio di punizione. Parte il cross in mezzo, allontanato in fallo laterale. Intanto c'è anche un cambio nelle file degli ospiti. Esce Sciarrini con il numero 10 ed entra Pietro Santi con il numero 13 da parte di Fogaracci. Entra in campo Biancarini, dovrebbe essere uscito Cori, così sembra. Esce Cori, entra Biancarini. Ora si gioca veramente a 3 punti e mezza. Riapriamo il microfono, non volevo disturbarvi con dei fastidiosi colpi di tosse. Intanto ci auguriamo che il segnale possa arrivare limpido nelle vostre case. Prende ancora Fraticello, possiamo ripartire. È così infatti, Arcangeli, grande controllo, la deve fare lui, si infila tra due giocatori avversari, ma ancora in pressing Del Pomo, palla a Cisterna, è pronto Biancarini, pallone che arriva in area, proprio Biancarini, e gol! Biancarini, il bomber, è entrato, l'avevamo detto che stava entrando un bomber vero e l'avevamo trovato anche il filo conduttore di questa gara,
Il minuto è il 27esimo nel corso del secondo tempo. La pressione è stata premiata, gran gol anche, eppure in questa circostanza il pallone non voleva saperne di entrare, ha baciato il palo, ma questa volta il bacio è stato mortale, il pallone è finito ugualmente in porta, 1-1. La partita è ricominciata, un gran bel gol, ma anche un gran bel lancio da parte di Cisterna, l'avevamo detto, guarda Biancarini in mezzo che si andava a preparare, prendeva posizione come gli attaccanti di razza, attenzione però la partita non è finita, il Felgas è un grande avversario, sta attaccando, si può ripartire. Una liberazione. Via il pallone. Ancora un grande lascio in avanti, purtroppo troppo lungo. Matti, grande. Bravo Michetto, dai, buono. Dovrebbe essere il gol che sblocca una situazione più mentale che fisica, assolutamente fisica no, soltanto psicologica. Attenzione però, il Felgas ci prova, lascia giocare l'arbitro giustamente. Una serie di rimpalli, tutti fortunati, attenzione. Non bisogna perdere assolutamente mai il pallone. Pallone che finisce in fallo laterale. Poi finisce anche di sotto. Forza signore. Tutto è pronto. Rimette in campo il pallone Aramini col numero 4. Fallo laterale, poi finisce di nuovo il fallo laterale, la può battere Arcangeli. Bianca! Ci sta passando anche il freddo, la tensione è veramente tanta, ancora pressing di Biancarini, fallo laterale proprio davanti agli spogliatoi, partita monotematica in questo secondo tempo. Eccolo Biancarini, Michele, vieni incontro! Grande lancio di Cisterna e grande incontro con il piede sinistro di Biancarini. Peccato, Sasà ha disinnescato Cisterna, peccato non gliel'ha chiamata alle spalle, il pallone poteva arrivare bene a Cisterna, non fa niente, si perde il pallone in fallo laterale, 28 e 45, 16 minuti, non sappiamo se speriamo che finisca e portare a casa il punto o che duri ancora tantissimo per andarla a vincere, sensazioni discordanti, può partire ancora in Real Terina, questo è un fallo e anche un cartellino giallo nei confronti di un giocatore. Crediamo. Sì, ammonito il giocatore del Felgas, ha subito fallo Pantarelli. 1-1. Uomini in area. È importante fare classifica oggi, dare un segnale e soprattutto dimostrare che su questo campo non si fanno punti facilmente. Vieni Bianca, cerca il mio. Un calcio di punizione che doveva essere una proposta offensiva si trasforma nella consegna del pallone agli avversari. Peccato. Le cazzate magari non le fanno. Peccato, poteva essere veramente un gran bel pallone. Ottimo il controllo. Può partire. Sasà. Non l'aveva fatto il fallo questa volta. Sasà schiavone. Dai, Alessi, dai, Alessi. Michele! Ma lo napoletano verace. Attenzione, esce Manzotti, la palla è sua. La deve rinviare subito, velocissima. Così infatti, peccato, la prende ancora il Felgas. Lancio in profondità. Libera la difesa. Biancarini prende posizione, non riesce ad andare a prendere il pallone però. Ora il Felgas sta riguadagnando metri. Attenzione, pericolo in area. Gran diagonale e anche grande emozione nel vedere questo pallone che sibila a fil di palo. Pericolo, pericolo per il Real Teverina. Intanto abbiamo visto la mezz'ora del secondo tempo, un quarto più recupero. Nonostante il freddo, il pubblico è numeroso. Per numeroso intendiamo almeno 50 unità. Questo poteva essere un fallo, l'arbitro non se ne avvede. Si continua a giocare. Lombardelli ci pensa lui.
Palla che va verso la metà campo, tornano a riconquistare i palloni, però i giocatori del Felgas ha prodotto veramente un grande sforzo il Real Teverina per arrivare al meritato pareggio, e a questo punto, per quello che abbiamo visto in questi primi 75 minuti, il risultato di parità è il risultato giusto. Il Real ha restituito al Felgas quello che il Felgas ha fatto nel primo tempo, praticamente la partita. 1-1 è il risultato giusto. È lo specchio di quello che le squadre hanno espresso in campo. Attenzione, il Felgas sta entrando in area e forse va a conquistare. È così, un calcio d'angolo. È il primo della partita. È il momento di stringere i denti. 14 minuti più recupero al termine di questa gara, 13 in questo momento più recupero. Ora non bisogna sentire la fatica. Attenzione, parte il cross molto lungo, colpo di testa, finisce sul fondo, bene così. Mentre intanto c'è stretching e riscaldamento di un altro elemento in panca. Battuto il fallo laterale, attenzione, un uomo solo in area. Non si può lasciare così solo un uomo all'interno dell'area di rigore. Tornano gli incubi del primo tempo. Non ha finito, addio cane, sette palloni. Si sono persi un gran numero di palloni. Sta per rinviare Manzotti. Lo fa in questo momento, abbastanza corto il suo rinvio. Arriva la palla a metà campo. Calcio di punizione ancora per il Felgas. Comincia a riconquistare metri la squadra di Mister Boccia. È stanco il Real Teverina, ma in questo secondo tempo ne ha di ben donde. Lo sforzo, scusate, profuso è di quelli che lasciano tossine sulle gambe. Attenzione, tutto regolare. Palla verso Biancarini, non la conquista, non passiamo più la metà campo dopo il gol, ci proviamo in questo momento, la va a prendere Biancarini che è il giocatore più fresco, viene messo in fallo laterale, bisogna salire, bisogna rimettere la palla dalle parti del portiere di Boccia. La batte Matteo che ha il lancio con le braccia, con la stessa forza di un piede, tutti in area, gliela serve, è quasi un cross, peccato, non arriva. Ancora un'interposizione, calcio di punizione per il Real Teverina. Il 9 Adolini fa fallo su Fraticello. No, l'ho finito, 10 palloni. Si formano i blocchi in area. Tutto è pronto, tutti sulla linea del limite dell'area. Il pallone spiove. Fallo. La difesa ospite intanto aveva ribattuto il calcio di punizione. Questi palloni devono finire sul dischetto del rigore, non al limite dell'area. Sul dischetto del rigore si piazzano questi palloni, così possono diventare pericolosi. Mentre intanto l'arbitro non si avvede che c'è un cambio da registrare. Entra con il numero 16 Cognigni nelle file del, scusate, Kalin. Con il numero 16, non è il 15. Il capitano sta a romper cazzo. Ed esce Pantarelli mentre il capitano prende la sigaretta da Fabio Lauro. Mentre il capitano non per cazzo il direttore sportivo, non potrebbe star qui. Mentre dalle parti della panchina, ma fuori chiaramente, in quanto squalificato, Randazzo fa quello che ultimamente gli riesce meglio, accendersi una sigaretta, visto che di giocare non ne ha più voglia. Tutto Real Teverina a presidiare la propria area di rigore. Pallone finisce sul fondo. 10 minuti più recupero. Quante cose possono farsi in 10 minuti? Ad esempio vincere una partita di pallone. 9 minuti in questo istante, più recupero. Allora Biancarini la gira, controllata ancora da parte del Felgas, saltato secco Arcangeli,
che va a vendicarsi con una spallata. Pallone in fallo laterale, sta recuperando metri il Felgas, avversario di rango qui al comunale di Civitella Togliano. Pallone in mezzo, bisogna uscire con questa palla al piede, ancora fallo laterale, stavolta è verde. Ma i palloni lo stanno. Un numero enorme di palloni. È stato mandato fuori dal campo. Prova Sasà di innescare Biancarini, cade malamente il numero 7, Arcangeli, batte forte l'osso sacro, la zona sacrale. Si rialza, calcio di punizione in favore del Real Teverina, va sfruttato il pallone, va messo sul dischetto del rigore, nel senso che va crossato. Sì, qui ce l'ho, guarda, va crossato in mezzo, la palla finisce verso Cisterna, vediamo se la crossa lui. Dal ticket Cisterna, Biancarini, è nato il pareggio, Biancarini prende posizione, Cisterna guarda in mezzo, la può mettere, si porta il pallone sul fondo, va a rimorchio Sasà, Schiavone, gran confusione sull'auto di sinistra, pallone ancora, la gioca ancora Cisterna, subisce fallo e da questa mattonella può nascere il raddoppio. Vai! Punizione ai 25 metri, va amministrato con cura questo pallone. Mattia, va, Mattia! Mettila in mezzo, Stella! Va amministrato con cura questo pallone, una punizione importantissima, dalle palle inattive nascono le soluzioni alle gare più difficili. Mirko, vieni. C'è un altro pallone in area, attenzione. Mirko, mettiti in mezzo. Scusate, un altro pallone in campo. Vado, andate a 15. Quattro uomini in barriera, uno di disturbo. Tutti sul limite dell'area. Sì! Uno schema che non abbiamo compreso. Arcangeli, la deviazione! Peccato. Non è stata una grande esecuzione della punizione, molto elaborata, con tre tocchi. Poteva essere un tiro direttamente in porta, non è stato così. Però che poi la conclusione di Arcangeli, forte, non precisa, è stata incocciata dal numero 10 Cisterna, che per poco non andava a spiazzare involontariamente il portiere Boccia. Poteva essere veramente fallo laterale in questo momento, poteva nascere il gol del 2-1, peccato la punizione non è stata calciata in porta. Comunque Real Teverina vicino al gol del vantaggio, tutto regolare per l'arbitro, il gira Sasà. Arcangeli ancora una volta saltato netto. Lombardelli contro Adolini, calcio di punizione da battere oltre la metà campo, nella metà campo del Real Teverina. Partita molto bella in questo secondo tempo, il pallone giocato per linee orizzontali da parte del Felgas, non prende il fallo laterale, Cisterna va proprio a prendere il pallone. Eccolo! Può partire, la palla del Pomo, va subito a rimorchio, palla verso Sasà. La prende Sasà, la può prendere, finisce a terra, poteva essere calcio di punizione, l'arbitro dice che è tutto regolare, attenzione capovolgimento di fronte, Lombardelli metti gli apri lo sportello. Quello sta per terra, arbitro. C'è un giocatore a terra, in maglia celeste e arancione, forse crampi. Del Pomo con Arcangeli a rimorchio in sovrapposizione, è quello che vorremmo vedere sempre, peccato non è andata, c'è un giocatore a terra con crampi. Tutto quanto al 41esimo e 10 secondi nel corso del secondo tempo, 4 al termine più recupero.
1-1 il risultato. Forza, forza, raga, forza! Ancora a terra. Abbiamo visto il numero di maglia del giocatore. Sembra poter essere in grado di riguadagnare la posizione verticale dopo essere stato assistito dal massaggiatore. Vediamo se si rialza. È così, zoppicante ma in piedi. Ci sembra il numero 9. In questo momento è in 10 il Felgas, che il giocatore continua a farsi medicare a bordo campo. Fallo laterale battuto, pallone quasi all'interno dell'area di rigore. Real Teverina entra in questo momento in area, il pallone ne esce subito, la va a prendere Cisterna per linee orizzontali, deve verticalizzare la manovra. Cisterna si fa bruciare, prende il pallone, parte un cross, cross lunghissimo, forse finisce fuori, forse no, no, viene controllato anche molto bene dal giocatore ospite. Poi perde il pallone, può ripartire Stella e ancora una volta si perde palla a metà campo. Attenzione, c'è la catena di destra scoperta. Grande recupero in questa circostanza, ma perdiamo ancora il pallone e invece no, è una serie di rimpalli, può partire Real Teverina. Cisterna salta ed evita anche un fallo, ancora lui, viene interposto appena sulla tre quarti, fallo laterale, 43 minuti nel corso del secondo tempo, due al termine più recupero, un recupero che possiamo battezzare, intanto vai con Liscio al limite dell'area, possiamo battezzare in non più di 3 minuti, non ci sono state grosse perdite di tempo a parte delle sostituzioni, fortunatamente non ci sono state situazioni di infortunio. Bravo Biancarini, partita anche correttissima da parte delle due squadre. Lungo, attenzione, pericolosissimo, saltato Arcangeli, riesce a rinvenire sul proprio avversario, bisogna allontanarla, evitare danni, meglio un punto che rischiare a questo minuto del secondo tempo. Verde ancora il pallone, campanile, cerca di prenderlo Biancarini. Ormai saltano le marcature, saltano anche le linee delle squadre, molto stanche. Sembra più fresco però il Felgas, che si produce ancora in un'azione offensiva, sempre lungo l'auto di sinistra, finisce a terra, tutto regolare. No, questa volta non siamo d'accordo con la decisione dell'arbitro. Al 44esimo e 15 secondi, un calcio di punizione da posizione molto pericolosa, sta per battere il Felgas. Siamo a 3 metri dal vertice sinistro dell'area per chi attacca. Vico, davanti a 13. Potrebbe essere l'ultima circostanza. Mica potevo dire che era male. Matteo, va a saltare, Matteo! Mentre rivedendo le immagini, dobbiamo dire che il fallo c'era. Fallo c'è, calcio di punizione, 3 uomini in barriera, folto mucchio in area, 21 protagonisti di questa gara sono nella metà campo del Real Teverina, fischia l'arbitro, parte il tiro cross tra le braccia di Manzotti, che fa rimbalzare il pallone a terra rischiando lo scippo del medesimo. Ancora Del Pomo, lancio in avanti, non ci arriva Biancarini, invece poi va a recuperare il pallone, non va, non è ancora via, pallone che salta a campanile. Intanto siamo arrivati, abbiamo superato il 45esimo minuto, Del Pomo, grande giocata, perde il pallone, si rialza, può essere l'ultima occasione, il break della partita. Cisterna può piazzarla sul piazzamento dei compagni, la metta dentro, purtroppo per nessuno, ed il pallone si perde sul fondo. Non abbiamo visto quanto l'arbitro ha indicato in questa gara. Quanto ha indicato? Non abbiamo visto quanto è il recupero indicato dal signor Sansotta di Civitavecchia. Se lo ha indicato, ma crediamo proprio di sì, perché abbiamo superato ampiamente il 90esimo. Selva di gambe, fallo laterale, è ospite, 46 minuti, si soffre ancora, ma il punto potrebbe essere un punto d'oro, visto quello che era successo nelle ultime giornate. Attenzione, bisogna allontanarla,
si allontana infatti. Biancarini cerca di vincere un contrasto a centrocampo, lo vince Sasà di schiena, un giocatore del Felgas riesce a ribattere, allontana ancora Fraticello, a campo Matteo Arcangeli per proporsi Del Pomo, la tocca lateralmente, ancora Sasà con ordine per Cisterna, Cisterna cerca il tacco per Sasà, a seguire non va e poi Felgas libera il fallo laterale. 47 minuti nel corso del secondo tempo, risultato 1-1. Ancora in mezzo, prendila! Ci è sfuggito il particolare importante dei minuti indicati dall'arbitro, che però guarda, guarda il suo cronometro, forse al termine di questa azione potrebbe fischiare la fine. Il pallone è ancora verde, va messo dentro a questo punto in mezzo all'area, come viene viene, il Felgas libera ancora. Pallone che non scende dall'albero, ne scende in questo momento. E Fabio, te le sanno da che soccorso. Di nuovo recuperato, molto sportivamente da un tifoso ospite. Molto velocemente, pallone in fallo laterale. Matti, minuti sono 47:30, forse un altri 30 secondi, scusate, da giocare. Pallone che va in fallo laterale verde, dice l'arbitro, a questo punto veloci. Battuto al fallo laterale. Mettilo in mezzo. Cerca di uscire, pallo laterale ancora, praticamente si stanno contendendo qualche metro di terreno a suon di pallo laterale, ma proprio in questo momento l'arbitro dice che basta così, 1-1 il risultato finale in quella che è stata comunque una bella sofferta partita, 1-1 tra Real Teverina e Felgas Fabbrica. Tra pochi istanti le interviste con gli allenatori a bordo campo e la premiazione del migliore della partita. Grazie.